Vincere non è tutto, è l'unica cosa che conta. Non ricordo mai chi abbia detto questa frase, ma provate a dirla a qualcuno. La reazione sembra abbastanza infastidita e filosoficamente, se ci pensate, siamo tutti d'accordo sul fatto che vincere non sia l'unica cosa che conta, la felicità non sia legata al successo, lo zen, i cin e chan, bla bla bla. Ma è innegabile che ci sono una serie di contesti dove o vinci o perdi. Se fai il tennista professionista, puoi essere filosoficamente contrario al concetto di competizione, ma o vinci o ben vai a casa. Se sei un Navy Seal e ti sbattono in guerra da qualche parte, o crepi o sopravvivi. Se alla fine del mese non hai soldi per pagare l'affitto, stai perdendo al gioco di pagare l'affitto. Poi puoi dire, vado a vivere sotto un ponte, io con la mia convincere me. Quindi, ci sono tutta una serie di situazioni in cui l'unica cosa che conta è vincere. E continuare a vincere. Di qui l'interesse e la curiosità per capire come pensa davvero chi vince. Qual è la mentalità, ad esempio, dei grandi sportivi, dei Michael Jordan, Djokovic, i Schumacher, i Tiger Woods prima maniera. Oltre alle frasette classiche, tipo, non conta se ti sbattono al terreno, conta se ti rialzi. Proviamo ad andare un po' più a fondo. Un primo aspetto interessante, comune a tutti i grandi sportivi, ma vale anche nel business e in altri settori, è il concetto del se fai, puoi. Niente se vuoi, puoi, metticela tutta, trova la tua passione. No, no. No, è un gioco molto più semplice, molto crudo se volete, basato sull'azione e sulla ripetizione. LeBron James dice, qual è il segreto del successo? Repetition, repetition. Repetition. Un secondo aspetto interessante è che la concentrazione è sul processo e non sul risultato. Che l'attenzione è esclusivamente sul singolo gesto, sul colpo che stai facendo in quel momento, sulla situazione di gioco che devi affrontare in quel momento. Dove paradossalmente non c'è il pensiero. È un gradino oltre al fatto di concentrarsi sul vincere e non sul non perdere. Avete presente quella sensazione di quando fate qualunque cosa e siete perfettamente centrati? Qualunque cosa facciate o dite in quel momento viene perfettamente a meraviglia. Ecco, in quel momento siete in the zone. Tutti i grandi atleti, tutti i grandi vincenti riescono a mettersi in questo stato mentale, questo stato fisico in continuazione ogni volta che vanno in campo. Tutti questi grandi vincenti si allenano molto più degli altri. Quando gli altri sono in vacanza, questi stanno in palestra a allenarsi. E il motivo è molto semplice. Riuscire a allenarsi così tanto che quando arrivi a giocare il match, il tuo lavoro a casa l'hai già fatto. Non hai nulla di cui aver paura. Hai già sperimentato quella situazione in allenamento miliardi di volte. È lo stesso motivo per cui l'allenamento militare, pensate dei Navy Seals, è così duro, è così estenuante. Perché quando poi ti trovi ad andare in guerra, devi essere già abituato a essere in quella situazione. Oppure pensate a un'altra cosa. L'avete visto Djokovic ultimamente, giocatore i tennis? La sua forma fisica è talmente strepitosa che aumenta esponenzialmente anche il suo livello di fiducia in se stesso. Questo è un altro aspetto spesso sottovalutato ma molto collegato. Non puoi essere al tuo top se fisicamente sei sempre incasinato, se mangi di merda. L'impatto sul tuo livello di energia col quale puoi affrontare le cose e l'impatto sulla tua mentalità è devastante. Sapete che si dice che nessuno che abbia mai dato il massimo si è poi lamentato. Tutti i grandi vincenti sono straordinari professionisti nel non accontentarsi mai. Il massimo non è mai abbastanza. E poi la capacità di dire no a tutto il resto. Sapete, Steve Jobs diceva, focus is not about saying yes, focus is about saying no. Riuscire a togliere qualunque altra distrazione, qualunque altra idea, qualunque altra proposta, offerta, anche allettante, per concentrarsi esclusivamente tutti i giorni su un'attività. C'è una professoressa americana che ha scritto un libro che si chiama Mindset, e insiste sull'utilizzare nella vita di tutti i giorni due parole, non ancora. Due parole che riassumono benissimo la mentalità di chi vince serialmente. È un processo, non esistono i fallimenti, è un continuo andare avanti fino a che non ho ottenuto il mio risultato. Che voto ti dai oggi? Non ancora.